Fallo per mia madre, Tito. Non lo faccio per lei. Lo faccio per questa. Non posso fidarmi, allora. Fa quello che vuoi. Bentornata. Grazie, George. Credo che tu sappia perché sono qui. Il testamento di mio padre è stato un colpo per me. Specialmente apprendere che tu eri la sola beneficiaria della sua assicurazione sulla vita. Non ti ricordavo così diretta. Bene. Io amavo Timothy. E lui questo lo sapeva. Lo sai, mio padre quanti anni aveva veramente? Certo. Aveva esattamente 34 anni più di me. È un problema? È abbastanza. Per caso hai dei sospetti sulla sua morte? Ecco, vedi? Sei arrivata dritta al punto. Ok. Se cerchi di incolpare me per la morte di Timothy, ti denuncio per diffamazione. Aveva i migliori avvocati sulla piazza. Esatto, aveva. Non avevo mai voluto prestare fede a Timothy quando mi diceva del tuo passato, di certe cose che avevi fatto. Di come tu e tua madre avevate complottato alle sue spalle. Come sarebbe? Ah, allora deve essere vero. Mio padre lasciò me e mia madre per fare la sua vita. Più di 20 anni fa, se è per questo. Vi lasciò quando si rese conto che in voi non c'era amore per lui né stima. I soldi erano l'unica cosa che vi importasse di Timothy. E in ogni caso, tu non sei la sua vera figlia. Non c'è un esame del DNA, è vero, ma a volte sai com'è. L'istinto di un padre è sufficiente. Mi scusi, signora. Mi spiace disturbarla, ma c'è un certo Daniel McWilliams che chiede di lei. Bene, io non ho altro da dire. Se non ripetere che io sono sua figlia. George, per favore, accompagna Silvia alla porta e fai passare il signor McWilliams. Conosco la strada. Grazie, George. Dalila ha una relazione con questo mio amico che lavora da me, Daniel. Potrebbe essere coinvolto nella morte di mio padre. Conosco il ragazzo, non lo credo capace di tanto. No, non credo. A che punto siamo? Non mi metta fretta. Va bene, le do un'ultima possibilità, anche se non ho ancora visto risultati. Questo perché finché non sono sicuro di una cosa, me la tengo per me. Non le va? Beh, sono spiacente. Le do altri 2 giorni. O mi rivolgerò a Joe Baldini. Quell'artoso del cazzo. Andiamo. Tito! Silvi! Voglio una spiegazione e la voglio subito! Semplice. I miei sogni si sono avverati.